Ciao ragazzi e benvenuti nel secondo video dell'apparato locomotore. Nello scorso video abbiamo parlato del sistema scheletrico, invece in questo video parleremo del sistema muscolare. Il sistema muscolare è il sistema che rende possibili tutti i nostri movimenti e dà forma e consistenza al nostro corpo. Di che movimenti parliamo? Tutti i movimenti del nostro corpo, compresi anche lo scorrimento del cibo e del sangue all'interno del nostro corpo. Come è fatto un muscolo? Vediamo un po' la sua struttura. I muscoli sono costituiti da tessuto muscolare che è formato da particolari cellule allungate che sono chiamate fibrocellule o fibre muscolari, che sono costituite a loro volta da filamenti che sono le miofibrille. Li vediamo qua, che sono striati trasversalmente. Questa striatura è dovuta ai miofilamenti, che sono disposti parallelamente in modo da formare delle bande chiare, che sono i filamenti di attina, e delle bande scure, che sono i filamenti di miosina. I filamenti di miosina sono definiti filamenti spessi, mentre i filamenti di attina sono definiti filamenti sottili. Quindi, se nel libro vedete scritto filamenti spessi, sapete che si riferiscono ai filamenti di miosina, e se leggete filamenti sottili, capite che si riferiscono a filamenti di attina. Come vedremo in un video tra non molto, sono molto importanti per la contrazione muscolare perché questi filamenti scorrono gli uni sugli altri. Il tessuto muscolare può essere di diversi tipi e a seconda dei diversi tipi noi possiamo distinguere diversi tipi di muscoli. I tipi di tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, striato e cardiaco. Il tessuto muscolare liscio è il tessuto muscolare tipico dei muscoli involontari, cioè che lavorano indipendentemente dalla nostra volontà, come per esempio gli organi interni, lo stomaco, l'intestino, i polmoni, mentre il tessuto muscolare striato è il tessuto muscolare tipico dei muscoli volontari, cioè che lavorano controllati dalla nostra volontà. I muscoli volontari sono per esempio i muscoli cutanei, che sono chiamati anche pellicciai e sono inseriti direttamente nella pelle, e i muscoli scheletrici, che sono i muscoli collegati alle ossa attraverso i tendini. E infine abbiamo il tessuto muscolare cardiaco, che è un tipo particolare di tessuto muscolare striato, e nonostante questo è un muscolo involontario. Il tessuto muscolare liscio si presenta in questo modo al microscopio. Noi possiamo vedere le cellule muscolari, che abbiamo detto che si chiamano fibrocellule, che hanno dimensioni ridotte e hanno un solo nucleo. Le possiamo vedere disegnate in quest'immagine, queste parti rotondeggianti. E qua un pochino che si vedono un pochino più allungate, ma che sono comunque più scure, sono i nuclei delle cellule. Nel tessuto muscolare liscio, come possiamo vedere in questo disegno in basso, attina e miosina, che sono i filamenti spessi e sottili di cui abbiamo appena parlato, non sono disposti in modo regolare. Il tessuto muscolare striato lo possiamo vedere così al microscopio. Possiamo vedere che le fibrocellule, lo vediamo ben distinto in questa immagine, sono diverse, sono cilindriche allungate e con più nuclei. Qui vediamo appunto che all'interno della fibrocellula abbiamo qua disegnati due nuclei, e anche qua le parti più scure, come abbiamo visto nella figura precedente, sono i nuclei delle cellule. Qui abbiamo un altro disegno che ci mostra la struttura della fibrocellula, ma vediamo ben distintamente anche come sono disposte l'attina e la miosina, che sono disposte in modo regolare e formano delle strisce chiare e scure che possiamo benissimo vedere anche in questa sezione. Abbiamo poi il tessuto muscolare cardiaco. Le cellule hanno una forma di questo tipo, i nuclei possono essere uno o più. E qui abbiamo l'attina e la miosina, che sono disposte in modo regolare, come il tessuto muscolare striato, e formano strisce chiare e scure. Una precisazione sul tessuto muscolare cardiaco: tra le varie fibrocellule ci sono
dei collegamenti specializzati che vengono chiamati dischi intercalari. I dischi intercalari sono molto importanti perché permettono la rapida diffusione dello stimolo contrattile. La stimolazione ha inizio in una regione del cuore che si chiama pacemaker ed è costituita da cellule muscolari definite autoritmiche. I muscoli scheletrici del corpo umano sono moltissimi, come possiamo vedere in questa immagine. Anche qua vediamo come sono disposti i principali muscoli del volto. Il lavoro dei muscoli è permesso da due caratteristiche fondamentali del tessuto muscolare, che sono l'eccitabilità e la contrattilità. L'eccitabilità vuol dire saper rispondere a stimoli di varia natura, chimica, fisica, termica oppure elettrica, e la contrattilità vuol dire sapersi contrarre, cioè accorciarsi e poi rilassarsi, cioè tornare alla posizione iniziale. Il movimento dei muscoli, cioè la contrazione e il rilassamento, consente il movimento delle ossa. Questo meccanismo è basato sullo scivolamento dei miofilamenti di attina sui miofilamenti di miosina. Grazie a questo scivolamento le miofibrille si accorciano e il muscolo si contrae. Quando le miofibrille ritornano allo stato iniziale, il muscolo si rilassa o è a riposo. Vediamo, per semplificare, un video per vedere come avviene il movimento reciproco dei miofilamenti. Allora, vediamo, appunto, che ciascun fascio contiene diverse decine di miocellule. Poi vediamo qua le fibrocellule. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Questo è diciamo il neurone, che è connesso alla giunzione neuromuscolare, che permette di passare lo stimolo elettrico importante per la contrazione. Vediamo cosa succede all'interno della miofibrilla, un'unità contrattile che si chiama sarcomero. Vediamo che cosa succede. Abbiamo filamenti sottili, filamenti spessi, come abbiamo detto. Vediamo che con la contrazione scivolano uno sull'altro. Quella è la miosina, l'attina. Vediamo che chiaramente scivolano, i filamenti scivolano gli uni sugli altri. Vedete? Praticamente la miosina si attacca, scivola sull'attina che scorre, e quindi si ha poi la contrazione del muscolo. Quasi tutti i movimenti dello scheletro sono prodotti dall'azione contemporanea di due muscoli, che sono detti muscoli antagonisti, in quanto compiono azioni opposte contemporanee, uno di contrazione e l'altro di rilassamento. Qua c'è l'esempio tipico dell'avambraccio e del braccio. Quindi il piegamento dell'avambraccio sul braccio si realizza grazie alla contrazione di un muscolo, che è il bicipite del braccio, e contemporaneo il rilassamento di un altro muscolo, che è il tricipite. Quando si contrae, un muscolo è disegnato più grosso, ok? Perché si sta contraendo. Quando si rilassa, più e meno spesso. Quindi, per riportare l'avambraccio nella posizione iniziale, si ha la contrazione del tricipite. Vedete che qua adesso il tricipite è diventato un po' più grosso, e il rilassamento del bicipite. I muscoli per lavorare necessitano energia. Le cellule, per gli scambi di energia, necessitano un composto chimico che è l'adenosin trifosfato, indicato con ATP, adenosin trifosfato. Perché P è come viene indicato il fosforo. Viene prodotto all'interno dei mitocondri nel processo di finito respirazione cellulare. Vediamo come funziona. I mitocondri, come saprete, sono gli organelli interni alla cellula che sono adibiti alla produzione di energia essenziale. Quindi vediamo un po' quali sono i reagenti di questa reazione, che abbiamo detto si chiama respirazione cellulare. Abbiamo gli zuccheri, i grassi, il glucosio, gli zuccheri che provengono dagli alimenti, in presenza di ossigeno, questa è la formula chimica, okay, vanno a dare ATP, questa forma di energia che viene utilizzata dalle cellule. Si rilascia nel frattempo anche acqua e anidride carbonica. Cosa succede? Che quando il lavoro muscolare è troppo intenso o si prolunga nel tempo, l'ossigeno, che abbiamo detto essere importante per questa reazione chimica, non è sufficiente. La trasformazione del glucosio avviene non attraverso la respirazione cellulare, ma attraverso un altro processo che si chiama fermentazione. In questo processo si forma il cosiddetto acido lattico. Cosa succede? Che
Generalmente l'acido lattico viene poi trasformato in anidride carbonica che viene allontanata dalle cellule tramite il sangue e poi dal corpo tramite la respirazione. Però se il lavoro muscolare è troppo intenso si accumula nei muscoli e quindi provoca dolori e crampi. Cosa succede quando noi facciamo ginnastica dopo tanto tempo? Il giorno dopo siamo pieni di dolori e di crampi perché l'acido lattico si è accumulato nei muscoli. I muscoli scheletrici hanno diverse forme. Allora consideriamo che abbiamo circa 700 muscoli, costituiscono in media il 35% del peso corporeo, di solito 30% nelle donne e il 40% negli uomini. Hanno diverse forme, ok, orbicolare, largo e piatto, fusiforme, segmentato, pennato, dentato. I muscoli, in base al loro movimento, vengono definiti in modo diverso. Per esempio, abbiamo i muscoli flessori, quando determinano un piegamento di un osso rispetto ad un altro. Per esempio, il piegamento di questo osso rispetto a questo, ok? I muscoli estensori che determinano l'estensione di un osso rispetto a un altro, cioè si allontanano. I muscoli adduttori che determinano l'avvicinamento di un osso alla linea mediana del corpo, la linea mediana qui, ok? Avvicinamento di questo osso a questa linea immaginaria. I muscoli abduttori che determinano l'allontanamento, vediamo che la freccia ce lo dice, di un osso alla linea mediana. È sempre questa linea immaginaria. E poi abbiamo i muscoli rotatori, determinano la rotazione di un osso lungo il suo asse, che potrebbe essere questo asse. Infine veniamo, come abbiamo fatto per il sistema scheletrico, alle funzioni del sistema muscolare. Quali sono le funzioni principali? Sono dare forma al nostro corpo insieme al sistema scheletrico, determinare il movimento del corpo, permettere il funzionamento degli organi interni, come abbiamo detto, consentendo adesso di effettuare i movimenti necessari per esplicare le proprie funzioni, sostenere e proteggere lo scheletro, mantenendo le ossa nella loro giusta posizione e contribuire alla termoregolazione, cioè al mantenimento costante della temperatura corporea attorno ai 37 gradi centigradi. Concludo con questa slide tanto carina quanto vera. Per arrabbiarsi si mettono in moto circa 65 muscoli facciali, per sorridere solo 16, quindi facciamo economia, risparmiamo energie e sorridiamo. Buono studio a tutti!